qui al Carlo Felice con circa 2.000 studenti delle classi superiori di tutti gli istituti della provincia e della regione per assistere a una testimonianza di Liliana Segre, senatrice a vita. L'evento è molto importante, è stato organizzato dall'Istituto Ligure di Storia e Resistenza dell'Età Contemporanea in occasione degli 80 anni dall'entrata in vigore delle leggi razziali in Italia. E credo che la testimonianza diretta sia davvero il modo migliore per far passare ai ragazzi l'atrocità, il senso di quello che accadde e per renderlo più vicino a loro. Non per niente gli insegnanti hanno aderito con entusiasmo, veramente in tantissimi, alcune scuole sono rimaste fuori e i ragazzi delle scuole medie invece saranno al Ducale davanti ai maxi schermi per poter assistere dalla sala del minore del maggior consiglio. Ecco che è veramente un'occasione unica che Città Metropolitana ha supportato, in cui crede molto, di incontro fra generazioni e di passaggio di testimone, perché siamo al momento in cui purtroppo è sempre più raro e più difficile poter organizzare occasioni del genere, avere testimoni tra l'altro come Liliana Segre di questa importanza, di questa autorevolezza. Quindi veramente un grazie a tutti gli organizzatori, grazie a Carlo Felice che ha ospitato la manifestazione e naturalmente al sindaco che ha permesso tutto ciò. È un anniversario delle leggi razziali che sono state emanate nel 1938 e praticamente dei cittadini italiani di religione ebraica sono stati discriminati dagli altri, messi a un livello inferiore con l'impossibilità di lavorare negli impieghi statali, di lavorare per i medici per esempio su pazienti ariani, perché gli altri erano di razza ariana. C'era stata questa invenzione di una razza di cui non si è mai più parlato assolutamente, se uno va su internet non trova quasi niente. Quindi è stata veramente una sgradita sorpresa, perché eravamo cittadini come gli altri, mio padre era impiegato di Stato, si occupava di agraria e è stato licenziato, mio fratello era medico, andava a San Martino, ma praticamente di contrabbando. E difatti quando qualcuno ha fatto la spiata, non pagato, lavorava non pagato, però quando hanno scoperto che c'era, il presidente ha scritto una lettera molto, diciamo, interpretandola spiritosa, perché termina dicendo: appena saputo che era di razza ebraica abbiamo provveduto a licenziarlo nonostante facesse un ottimo servizio.